Buonasera a tutti i telespettatori da Marco De Luca, benvenuti al TG Nord. Questa mattina il presidente di Regione Lombardia, Roberto Maroni, è intervenuto all'Assemblea Generale di Unindustria Como che si è svolta a Villaerba, a Cernobbio. A margine dell'incontro gli è stato chiesto di commentare l'abolizione del reato di immigrazione clandestina. Vediamo come ha risposto. È stato un blitz fatto dal Movimento 5 Stelle con l'avallo del PD e il PDL ci è cascato. Un errore grave che va corretto e noi presenteremo in aula un emendamento correttivo e sono convinto che il PDL non smentirà ciò che ha fatto negli ultimi 10 anni sull'immigrazione e sulla regolazione dell'immigrazione, perché sarebbe davvero clamoroso, quindi è un errore che va subito corretto. Senta, il lutto nazionale per i funerali, no, funerali di Stato, anzi per i morti a Lampedusa, c'è chi dice che non sarebbe il caso. Perché, no, io sono d'accordo, i morti vanno onorati perché gente che non ha nessuna colpa, ma le responsabilità però vanno accertate. Ho visto ieri questa sfilata a Lampedusa come se fosse colpa del destino cinico e baro quello che è successo. Quello che è successo è la responsabilità di chi non ha fatto i pattugliamenti, di chi non ha mandato le navi, come io avevo mandato le navi militari alle limiti delle acque territoriali, anzi nelle acque internazionali, per prevenire gli sbarchi, le partenze e per assistere chi è davvero in difficoltà. Averli lasciati arrivare a poche decine di metri dalla riva è una colpa grave e queste responsabilità devono essere accertate. Mi pare che invece il buonismo e il pietismo prevalga. È giusto la pietà nei confronti di chi è morto, però questo non deve coprire o cancellare l'accertamento delle responsabilità e finora questo accertamento non c'è stato. Senta, l'Europa sembra aver capito che forse è un problema internazionale, non solo nostro. Barroso ieri ha detto qualcosa faremo, ma lei è sicuro? Ma assolutamente no, sono le stesse parole che dicevano a me nel 2010 e nel 2011, quando anch'io chiedevo l'intervento dell'Europa. Mi dicevano sì, anche Cecilia Malmström, che era commissario all'epoca, ma l'unica cosa che l'Europa ha fatto è dare un po' di soldi. Una elemosina che io credo il governo italiano per dignità dovrebbe rimandare al mittente, no? Ieri il direttore di Frontex, che è l'agenzia che deve pattugliare il Mediterraneo, ha detto nel 2013 i soldi sono finiti, forse riusciamo a trovare 2 milioni di euro. Ecco, io non voglio l'elemosina, se li tengano i 2 milioni di euro, e l'Europa non è in grado strutturalmente di dare, inutile illudersi. Quindi o ce la facciamo noi o altrimenti sarà l'invasione. Quindi anche Eurosur, con l'operazione che è stata annunciata entro l'anno per individuare le piccole imbarcazioni in alto mare, non serve? La mia esperienza mi dice che Frontex nel Mediterraneo non è adeguata a fare questo tipo di operazioni. Infatti io avevo mandato la Marina Militare Italiana e avevo dotato la marina tunisina e quella libica di motovedette italiane perché facessero loro i pattugliamenti. Questa è l'unica strada, se no è solo un'ipocrisia, un imbroglio, una presa per i fondelli, perché non c'è altro modo efficace per fermare o intercettare i barconi.